prende ora la parola il professor Gianluca Manni, che presenterà una relazione dal nome Occhio e postura. Mentre si sblocca il computer, volevo ringraziare per l'invito il generale Cioffi e la professoressa Cozza che mi ha coinvolto in questo convegno, che tra l'altro mi vede in qualità di docente proprio di Tor Vergata. Non credo sia stato già detto, ma mi fa piacere ripeterlo, è stato recentemente siglato un accordo quadro tra la nostra università e l'aeronautica militare, per cui credo che le collaborazioni di questo tipo, grazie, siano estremamente importanti. Tra l'altro una breve considerazione: sentivo ovviamente da, tra virgolette, povero oculista queste relazioni interessantissime, mi rendo conto di una cosa che così sapevo, ma effettivamente vederle sul campo sono straordinarie, come certe risorse umane, quindi nel caso specifico certi piloti e certi operatori, siano veramente dei superuomini, debbano essere veramente dei superuomini, perché c'è una esaltazione di tutti i sistemi di cui il Padre Eterno ci ha dotato, ma che effettivamente devono essere esercitati al massimo livello. E quindi da questo punto di vista sicuramente anche un accordo così, una strategia di studio e di ricerca attraverso anche quelle che sono le forze dell'università, penso che sia estremamente importante per quelli che sono i vostri obiettivi e per quello che sono anche i nostri obiettivi. Comunque, entrando più nello specifico, allora, parlando di visione e postura, si può definire la propriocezione, la capacità del nostro sistema nervoso di conoscere in ogni istante lo stato di tono di ogni muscolo e lo stato di tensione di ogni tendine del nostro corpo. In poche parole, il nostro sistema nervoso è in grado di conoscere in ogni istante la posizione di ogni segmento corporeo l'uno rispetto all'altro, e ovviamente anche in relazione al nostro corpo. Il sistema tonico posturale è di fatto un sistema cibernetico che usufruisce di esterocettori, che sono quelli cutanei, visivi, uditivi, e dei propriocettori, che sono quelli anch'essi cutanei ma anche articolari e muscolari, che forniscono gli input, e ovviamente poi dei centri superiori di integrazione e di elaborazione di tutte le immagini e di tutte le azioni che vengono percepiti e acquisiti attraverso gli esterocettori e i propriocettori. Nello specifico, i recettori visivi sono recettori sensoriali e sono rappresentati dai fotorecettori, cioè dai coni e bastoncelli presenti nella retina, che inviano all'encefalo le informazioni sull'ambiente esterno, e in particolare la zona foveale, che è la zona nobile della retina, perché è la zona in cui si concentra la maggiore quantità di coni, che sono appunto i fotorecettori deputati alla visione distinta, quindi alle funzioni più alte della visione stessa, dicevo la zona foveale. E nella zona foveale si analizza in maniera precisa l'oggetto di maggiore interesse, quindi sentiamo anche con interesse il fatto dell'operatore o del pilota che deve stare di fronte a tutta una serie di monitor che effettivamente è impossibile ovviamente concentrare tutte le informazioni sulla fovea, e quindi anche qui si spiega anche cos'è la perdita d'attenzione, soprattutto dopo tante ore di lavoro. La retina però è composta non solo della zona centrale, la fovea, ma anche di una zona periferica, che invece invia informazioni sull'insieme ambientale, consentendo la stabilità posturale antero o posteriore. Naturalmente poi le sensazioni visive arrivano alla corteccia cerebrale, abbiamo visto nella due relazioni fa, nell'area corticale 18 e 19, situata in posizione occipitale, che appunto elaborano le informazioni ricevute. Esistono dei sistemi fisiologici che danno luogo alla cosiddetta stabilità visiva,
che vengono garantiti dai 6 muscoli estrinseci di cui ogni occhio è fornito, dalla capacità della pupilla di dilatarsi o restringersi a secondo delle condizioni di luminosità e a secondo del grado di convergenza o meno, e dalla capacità del cristallino attraverso il muscolo ciliare di mettere a fuoco le immagini. I riflessi oculomotori che derivano dai segnali della corteccia cerebrale arrivano poi ai nuclei cranici e l'input visivo, naturalmente, c'è da ricordare che viene considerato se la mira visiva è distante massimo 5 metri, perché ovviamente tutte le informazioni che provengono da una distanza superiore vengono trascurate. E a differenza delle informazioni derivanti dagli esterocettori cutanei e dai propriocettori, l'orecchio interno e l'occhio trasmettono all'encefalo in pratica una percezione diretta dell'ambiente esterno. Quindi il 90% di queste informazioni uditive e visive arrivano attraverso questi canali e naturalmente devono avere la possibilità anche di confrontarsi tra di loro. E questo comincia a farci capire di come effettivamente poi gli impulsi visivi non siano solo legati all'elaborazione e alla trasformazione dell'immagine in un impulso chimico e quindi all'elaborazione della corteccia cerebrale, ma come tutti questi segnali debbano essere integrati attraverso i segnali provenienti dagli altri propriocettori, arrivando addirittura all'importanza dell'appoggio plantare. E per quanto riguarda il recettore oculare, queste implicazioni relative alla postura erano già note più di un secolo fa e attualmente è noto l'importanza dell'occhio nel mantenimento e nell'alterazione della postura, perché l'occhio codifica il movimento, riceve informazioni sul movimento, le trasmette all'ambiente esterno, permette di misurare le distanze e di valutare i rilievi, quindi è fondamentale nella postura. Ed è importantissimo anche attraverso una serie di connessioni anatomiche presenti in tutti noi, anche la connessione tra sistema oculare e sistema stomatognatico, e questo è estremamente importante, e anche questo ci fa capire di come l'occhio possa influenzare le eventuali occlusioni, l'occhio può influenzare la postura e viceversa. Questo perché il nervo trigemino ha una componente motoria che è coinvolta nella apertura e nella chiusura della mandibola e nella masticazione, e poi c'è tutta una serie di componenti sensitive che attraverso il trigemino appunto vedono coinvolto il trigemino in una serie di afferenze di ogni porzione dell'occhio stesso. Una cosa particolare che è stata anche già citata prima è il discorso dei difetti di convergenza, perché molto spesso i difetti di convergenza hanno poi una correlazione, una ricaduta negativa sulla stadia, quindi anche sulla postura. Molto spesso se noi andiamo a fare un esame della convergenza in soggetti che hanno un'alterazione posturale, potremmo evidenziare un difetto di convergenza importante, che tra l'altro sono le prime cause di emicrania, soprattutto serale, di vertigini, di cinetosi, di diplopia serale o da stress. E voi capite come anche un lievissimo difetto in soggetti che sono sottoposti per ore a queste attività particolarmente importanti e particolarmente affaticanti possano esacerbare tutta una serie di sintomatologie, fino ad arrivare addirittura al discorso che si diceva prima della perdita dell'attenzione o comunque alla stanchezza durante determinate operazioni. Le problematiche visive quindi sono in grado di comportare i difetti e disturbi posturali e addirittura anche delle lenti, non credo sia il caso dei piloti perché nessuno porta lenti, però anche un lievissimo decentramento delle lenti può portare ad alterazioni della postura o a posizioni viziate del collo stesso. E
E d'altra parte è anche vero il contrario, perché alterazioni posturali e anche problematiche dell'apparato stomatognatico possono essere a loro volta causa di disfunzione dei muscoli oculomotori. Quindi è un circolo vizioso con feedback assolutamente negativo, perché la visione fisiologica è il risultato di una azione complessa, sinergica di gruppi muscolari e di reazioni a stimoli neurologici. Da qualche decennio si è stabilito e si è capito che la propriocezione ha un ruolo non solo in quello che abbiamo detto finora, cioè nello sviluppo della localizzazione della visione, della localizzazione visivo-motrice, ma anche dello sviluppo della visione durante i primi mesi di vita. E questo è estremamente importante. Diciamo, preparando questa relazione mi sono reso conto di come siano anche come siano cambiate molte delle teorie sullo sviluppo della visione stessa, perché la corteccia visiva alla nascita è sicuramente immatura sia dal punto di vista anatomico che funzionale, e il suo sviluppo poi dipende da tutta una serie di esperienze visive in cui il neonato va incontro nei primi mesi di vita. Perché l'apparato visivo è relativamente maturo alla nascita e risente tantissimo dell'influenza ambientale, tant'è vero che se un bambino viene tenuto in totale assenza di stimoli, la sua vista non si svilupperà o si svilupperà con gravi deficit visivi. Naturalmente nel caso in cui sia primitivo il problema visivo, esso va assolutamente curato affinché poi non si inneschi anche un problema posturale, quindi come al solito la prevenzione ha un ruolo fondamentale, e viceversa se il problema è primitivamente posturale, affinché non si abbiano poi delle ripercussioni negative a livello oculare, dovremo andare a correggere il suo problema posturale. Questo tanto per farvi vedere come vede un bambino alla nascita, dopo un mese, dopo due mesi, sembrano delle immagini assolutamente deformi, senza alcun significato, e vedete come il suo sistema progressivamente comincia a mettere a fuoco al terzo, al quarto mese, fino ad arrivare al sesto mese alla perfetta definizione dell'immagine. Questo a patto che non ci siano patologie e a patto che, come dicevo prima, si sia sviluppato in maniera corretta, ci sia stata un'adeguata stimolazione visiva. E questo tanto per farvi vedere, senza che ve le leggo una per una, ma insomma alla nascita di fatto il bambino presta attenzione solamente alla luce, non riesce a vedere oltre la luce, già al sesto mese ha dei movimenti oculari completi e coordinati, per arrivare poi al quarto anno di vita con una buona percezione della profondità, perché ricordiamoci sempre che la visione non si misura solo in quantità, cioè in quante righe siamo capaci di vedere, ma ci sono tutte le visioni, le qualità alte della visione sono soprattutto il senso della stereopsi e la corretta distinzione e la visione distinta dei colori. Se questo non avviene, siamo di fronte a un'ambliopia funzionale, cioè a una diminuzione dell'acuità visiva di un occhio, che non è giustificabile con alterazioni organiche che in qualche caso ovviamente possono essere presenti, tant'è vero che l'ambliopia ha varie cause, sicuramente la più frequente è quella legata alla presenza di strabismo, oppure la più grave è quella da deprivazione. È chiaro che se un bambino nasce con una cataratta congenita e quindi con un'opacità che impedisce alla luce di arrivare alla retina, non avverrà una corretta maturazione del suo sistema visivo, e bisognerà correggere il prima possibile, ovviamente chirurgicamente, la presenza della cataratta o di un'eventuale ftosi palpebrale. E questo è correggibile entro un certo lasso di tempo, oltre il quale, anche andando a correggere, a rimuovere chirurgicamente la causa, non si avrà una restitutio ad integrum perfetta, anzi molte volte è molto alterata, e che sia coinvolto l'intero sistema visivo, dall'occhio fino alla corteccia cerebrale, lo hanno dimostrato tra gli altri questi due
importantissimi ricercatori che hanno dimostrato come in un occhio che ha funzionato poco, che non ha funzionato per niente, c'è tutta un'atrofia della via ottica, non solo del suo occhio, ma addirittura anche del corpo genicolato laterale e della corteccia cerebrale. E ovviamente l'ambliopia strabica, come dicevo, è la più frequente, ovviamente correggibile, e così come la differenza tra due occhi. Molte volte ci può essere una lievissima differenza nella rifrazione, nel difetto visivo tra i due occhi, e questo porta ad una incapacità dei centri corticali di fondere correttamente le due immagini. Vabbè, quelle non uso, quelle sono altre forme di ambliopia che comunque non interessano qua in questo convegno. La cosa importante è rimuovere la causa dell'eventuale ambliopia, fare una corretta penalizzazione e farlo il prima possibile, con occlusioni parziali o attraverso l'uso di farmaci che paralizzano il muscolo ciliare e quindi fa dell'occhio buono e facciano quindi lavorare l'occhio con il problema visivo. In sintesi, andando verso la conclusione, lo stimolo visivo è il supporto per un armonico e regolare sviluppo del sistema visivo, perché se inadeguato o alterato è responsabile di deficit sensoriali più o meno gravi, ai quali corrisponde un disordine citologico e architettonico delle vie visive di differente entità. E la funzione, la visione funziona come un propriocettore, fornendo informazioni sulla posizione del corpo. Quindi esiste una relazione che è assolutamente bidirezionale tra la funzione visiva e la postura. Infatti un'alterazione della funzione visiva comporta una modifica della postura e viceversa, quindi sono due meccanismi estremamente connessi. E tornando all'immagine che molto interessante di un paio di relazioni fa, in cui vedevamo quella foto in cui c'era un appoggio non ottimale del braccio destro, bene, quello portato a lungo e in diverse condizioni di apprensione, come è stato definito, può rendere visibile o addirittura manifestare un difetto visivo, questo proprio per le strette connessioni che esistono tra la nostra postura e la nostra capacità visiva. E con questo vi ringrazio per l'attenzione.